un personaggio che ci sta accompagnando dal lunedì, nel corso di questa settimana, che ha raccolto, non era certamente un dubbio quello che avevamo, il successo che raccoglie da 50 anni, perché li festeggia proprio in questo 1990, un applauso calorosissimo a Luciano Paiò. Grazie. Prima che mi dimentico, per la tua mamma, per la mamma Francesca, questo è Grazie. l'ultimo, signore, ci sono una quarantina di canzoni, sentirà che sono veramente le canzoni, io non so poi se piacerò, ma le canzoni sono bellissime, signora. Grazie Con ovviamente tanto a nome affetto. suo, oggi glielo porterò e grazie Luciano di aver mantenuto la parola che la promessa. Io vorrei riformare una coppia che ha avuto modo nella lunga carriera di avere momenti di contatto. Gino, ti dispiace? Chiedo scusa perché sicuramente la presenza di Eugenia è più gradevole come fatto di vicinanza. Ti vorrei invitare, Sì. se puoi, qui accanto a noi, in questa. Scusi. Finisce così. Potete rivedervi dopo, insomma, ti puoi Qua, accomodare proprio come perché intanto credo che veramente non è per chiedere applausi in modo gratuito, ma vadano premiati tutti e due con un applauso perché era da molti anni, credo che non li rivedevamo Torniamo indietro di Torniamo quanti indietro, lo anni? diciamo? È meglio non pensare, va. 40 anni, sai? Eravamo a Parigi insieme, abbiamo fatto una Abbiamo tournée. fatto una tournée a Parigi, eravamo insieme con Macario. Sì. A Anche qua. Parigi, quando Luciano, cioè nell'ambito del lavoro, il compito di Luciano era solo quello di Io cantare. cantavo. Sì, non Ecco. facevo parte della rivista, era un Ah, numero, ecco. un nome aggiunto perché volevano un cantante italiano di nome. Però mi diceva, cioè, In guai a ci Dio. sono stati, ecco Gino, prima tu raccontavi di una specie di aneddoto Ah. circa la performance poi di Luciano nel corso dello spettacolo. Beh, Luciano è uscito da un balconcino fiorato su un vicolo di Napoli e cantava, mi ricordo che la prima sera, che fu una serata indimenticabile perché c'erano tutti da Edith Piaf, Fernandel, c'era il bel cinema, il bel mondo francese, Chevalier anche. Chevalier, cioè in questo teatro vecchissimo, l'Étoile, celebre proprio per aver lanciato tutti questi grandi personaggi, c'era Tino Rossi, Tino Rossi. Tino Rossi, grande Tino Rossi, e Luciano, verso la fine dello spettacolo, posizione di spettacolo centrale, diciamo, per una vedette, cantò la bellezza di. Era partito per cantare tre canzoni e cantò 14. Non lo lasciamo più No, andare via perché comunque. la gente era convinta che fosse un concerto, invece tutta la rivista venne praticamente dimenticata dalla sua presenza. Sì, era un po' un numero aggiunto, ecco, e Chiamalo non aggiunto. c'entrava magari, però questo cantante andava a Parigi a cantare nell'immediato dopoguerra, insomma, ha risvegliato un po' i sentimenti degli italiani E devo che dire che vivevano là. io sono molto grato a Luciano perché siamo stati molto, molto vicini in quel periodo a Parigi. Poi Veramente. lui mi cambiava i soldi, lui era un ricco, io ero un povero, no? Ah, lui era Lui già era già ricco, ricco, lui era già suo, ricco. No, Anche se io facevo già i film, c'erano allora, i e film, lui eccetera. Beh, iniziava praticamente, cioè, i primi anni. io quest'anno faccio 45 anni di teatro. Però. E abbiamo cominciato che era 2 anni. Complimenti e auguri. Guarda, Gina, sì, 60 anni e 45 anni di teatro, come professionista. Per Anch'io, anch'io. cui mi ricordo che allora guadagnavo 3.000 lire al giorno in Italia e 2.900 franchi in Francia. Allora c'era ancora franco pesante, talmente pesante che non lo digerivo. E mi ricordo che tutti questi soldini che io riuscivo a mandare a casa me li cambiava lui, perché essendo ricco io andavo da lui, ti ricordo, mi cambiava i soldi in italiano, io potevo spedire a casa mia soldi italiani e non francesi che perdevano nel cambio. Certo. Ed è di là che avevamo suscitato una certa polemica con Macario, perché eravamo talmente vicini noi, che Macario era molto geloso dei suoi personaggi, dei suoi protagonisti, come li È chiamava un lui. grande Era artista, grande, era veramente grande. però come tutti i grandi, i difetti ce li abbiamo tutti, è vero? Poi noi abbiamo O avuto tu un sei grande. grande? No, no, io sono Che difetti grasso. hai tu? Quella destra di Magrino, quella destra di Magrino riesce ad ingrassare un'altra volta, questo dire. No, ingrassato, No, insomma, stai no, stai benissimo, bene, stai benissimo così. bene, insomma, qui perché poi io ogni tanto guardo il monitor e mi vedo delle cose che nella vita non ho. Non so se parlo un lifting o un leasing. Vabbè. Sentite, io volevo dire una cosa, a me sembra, di fronte a dei maestri, quali siete ciascuno nel proprio ambito e a tutte le esperienze fatte,
Ho la sensazione che non ci si arrivi più a questa anzianità professionale, vi prego di non fraintendermi. Cioè, è vero che sono cambiati i tempi, mi sembra che tutto corra di più oggi, che corre di più, i personaggi hanno troppe, oggi si fa solo televisione, c'è troppa televisione che comincia con una fascia oraria alle 8, alle 10 del mattino e finisce all'1, alle 2 di notte, per cui ogni emittente ha bisogno di personaggi, c'è questa ridda di personaggi, bravi, non bravi, meno bravi, si arriva, si fa, non c'è più, una volta sì, oggi non c'è più la selezione. Non c'è più e poi non c'è più, secondo me, l'emulazione, certo. Cioè oggi un cabarettista si ispira a Grillo, con tutto rispetto per Grillo e per Benigni, perché sono già dei grandi, certo. Una volta uno si ispirava a Totò, si ispirava a Macario, si ispirava a Billy Arriva, si ispirava a questi personaggi che sono senz'altro paragonabili a questi, però che avevano un tipo di scuola diversa, avevano già una scuola, questi sono già degli autodidatti, certo. Non hanno dei riferimenti precisi. Ecco. Era una considerazione che speriamo invece poi sia smentita, voglio dire. No, ma ce ne sono tanti bravi, per carità. Anzi, però c'era, ecco, io dico una cosa, proprio, c'era più amicizia allora però, eravamo più vicini, si viveva. Anche perché si faceva una rivista, si andava in giro per l'Italia e si stava 8-9 mesi e allora il Gino diventava il fratello di Taioli. Insomma, il teatro c'era molto di più. Però il teatro questo ancora lo vive. A proposito, volevo chiederti, Gino, se davi notizie pubblicamente della ripresa. Sì, del lavoro. Posso ufficialmente dire che dopo 2 mesi di sospensione riprendiamo il 26 di febbraio al Teatro Biondo di Palermo con questo spettacolo che ha avuto un enorme successo, perché non perché io ne sia il protagonista insieme a Gianfranco Iannuzzo, che io qui saluto. Ecco, che insieme ci uniamo insieme. Con un applauso, come è il nostro linguaggio, augurandogli la immediata. Sono felice che ricordi, perché lo spettacolo è veramente uno dei più belli della mia carriera, dove Gianfranco è bravissimo e anzi direi, ecco, uno dei giovani che che io non chiamo d'emergenza, certo. Chiamo emergenti, certo. Sono veramente. Questo è molto bravo e soprattutto è uno che sa fare del teatro come lo sappiamo fare noi. Beh, poi avvicino ha avuto questo malanno, pare che finalmente l'abbia superato e tornerà in piena forma e sarà bravo come prima. Ecco, peccato, perché avete lasciato Milano prima di quanto fosse nell'attesa e tornerete. Ma torneremo a Milano sicuramente la prossima stagione, con una stagione, penso, mi auguro, identica a quella di quest'anno, se non anche più fortunata. Senti, Gino, rimani qui con noi, sì. Perché abbiamo parlato di due momenti di grande festa, perché sono i 50 anni di attività di Luciano, ti batte per 5 anni a zero, tu ne avresti solo 45, un bambino. Siamo lì. Io ho fatto la sua imitazione, lui non ha mai fatto la mia. Questo no, è impossibile. Imitare Gino non è possibile. Siccome è troppo personale. Sì, in effetti siete due unici, due pezzi rari e unici, quindi non è possibile imitarli. Io volevo cederti il microfono. È forte, sai. Sei una bomba, te lo dico io. Sì, è che sono scoppiato da un po', ma comunque purtroppo non ho sei pensato. Esploso da un po', era ora di tu esplodessi. Sottile, ma... Eri già bravo quando cantai, eh? Ero già bravo prima di nascere, è lì che poi ho sbagliato per nascere, perché poteva rimanere una promessa sempre. Luciano, ci regali Io 50 anni, è la canzone che credo più simbolica.